bella faccia, ho una terribile notizia per te. L'altro giorno mi è arrivato un commento da parte di Giuseppe che diceva che non siamo capaci a fare le Bedwars e non vinceremo mai. No, che cosa gli vogliamo dire? Giuseppe, no. Non capisci niente proprio, no, Giuseppe. Facciamo vedere noi. Dimostriamoglielo, bravo bella faccia, questo è lo spirito giusto, bravo. Allora bella faccia, ho una tattica segreta che ci porterà sicuramente alla vittoria. Vuoi sapere qual è? Sì. Bareremo. Sì. Ah, le hack ha installato. No, non ho installato le hack perché ci bannerebbero, bella faccia. È una cosa legale, è una cosa totalmente legale che possiamo fare, ma che nessuno fa perché, diciamo, non è vista proprio di buon occhio, ecco. Tipo? Siccome io mi sono studiato tutte quante le nostre partite, ho sempre visto che perdiamo perché ci rompono il letto molto velocemente. Noi lo copriremo con l'ossidiana. Ma costa l'ossidiana, bello, Ho capito. Bello. Muoviti, che qualcuno vuole venire subito qua. Di già. Preparati. L'ossidiana dove? Costa, ma ci penso io. Comprerò tutto quanto e riempiremo il nostro letto. Ok, sto coprendo, Ok, guarda. Qua i blu sono arrivati. Vai giù. L'ho buttato giù. Non ti preoccupare, così gli facciamo capire che non stiamo scherzando. Sì, vabbè, non importa, quelli sono dettagli stupidi. Allora, c'è il grizzo di là che sta prendendo i diamanti, Ok. Oh, sta mappa io non la conosco per nulla. No, infatti dove cavolo sono le cose? Mi sto perdendo, non trovo niente. Allora prendo la lana, io. Io torno subito dai diamanti così me li piglio. Ok, aspetta. Devo fargli capire a questi che non devono venire qua a rompermi le uova nel paniere. Ok, occhio che sono lì da te, Sì. Va, uno è giù. Dai, forza, vieni. Stai attento che sono in due, Sì. Ma dove cavolo sono i diamanti? Ma non sono qua i diamanti. Infatti, ma dove cavolo sono andato? Allora, ho coperto bene, Non si capisce niente da sta mappa. Ok, preparati, bella faccia, perché tra un po' arriveranno. È tutta strana sta mappa. Tra un po' arriveranno. Questo serve per collegarsi al centro. Non è per i diamanti. Guarda, sta facendo tutto. Guarda quanto è spaventato. Bravo, tienili lì. Se prendi delle palle esplosive gli rompiamo il letto, troppo. Ok, ce li ho. Aspetta. Preparati. Sei pronto? Ma guarda quanto hanno paura. Oh, ora ce l'ho io paura. Aspetta, dove sono? Aspetta, mi hanno ucciso. Bam! Preparati. Di sotto uno di sotto. Grandissimo. Oh, c'è un rosso. Ah, sei tu il rosso. Mamma mia, che paura la vita. Mi ero dimenticato che eravamo dei rossi. Senti, dobbiamo fare il nostro piano. Il piano forte. Dobbiamo assolutamente prendere l'ossidiana. Tieni. Ti serve dell'oro? No, metti tutto nella cesta. Perfetto. Dobbiamo controllare. Cosa ha fatto? Ha fatto esplodere il nostro ponte. Allora, continua a proteggere, così se prendono la TNT non romperanno mai il nostro letto. Sì, tu fai la guardia. Mamma mia. Mi ha fatto paura, secondo me. Allora, l'oro lo metto qua dentro. Mi sa che no. Ma questo non si muove, però. Dai, fai qualcosa. Te continua a equipaggiarti, mi raccomando. Sì, sto prendendo tutto. Mentre lui dorme, tu ti equipaggi. Ok, ci sono. Ti ho messo dell'oro nella cesta e ne abbiamo. Non ho molti blocchi, Abbiamo 10 blocchi e la sopra. Ok, preparati che arrivano. Ma vai di sotto, bello mio. Grande! Vabbè, tranquillo. Arriva, di sotto. È morto, è più morto che vivo. Muori, uno di sotto l'ho tirato. E quest'altro pure, addio. Ok, adesso prendiamo di nuovo il controllo di questa parte del centro. Allora, possiamo farci che andare l'armatura in ferro, la vuoi te? Sì, grazie. Vai, subito. Ok, stiamo riuscendo a resistere. Devo tornare subito in base perché non ho più blocchi. Tra un po' arrivano i tizi, quindi preparati. Sì, l'armatura. Arrivano, veloce. Fatti l'armatura dopo. È nella cesta, vai. Ok, grande, grandissimo. Prendo tutto. Quindi ti butto del ferro. Presa. Oh, ok, ci sei tu? Di sotto uno. Proteggi? E anche l'altro di sotto, tutte e due. Grandissimo. Oh, ok, allora basta, ora si va al centro. Prendi questo. Così non lo sprechiamo. Vai tu. Adesso vado a prendere gli smeraldi e facciamo una volta per tutte la protezione in ossidiana. Muoversi. Dobbiamo fargli capire a questi che non devono più venire a darci fastidio, chiaro? Hanno rotto le scatole di già. Avete rotto le uova nel paniere, però sai come facciamo a farglielo capire? E come facciamo, amico? Rompendogli il letto e uccidendoli. Bravo. Oh! Ah, sei te. Sono io, tranquillo. Ma che cavolo è? Allora, guardali, mi raccomando. Con sguardo minaccioso, No, più minaccioso. Sono due nabbetti. Allora, non lo dire che ci spacca il letto adesso. Guarda che faccia che ha. Ma è nozzo quello. Lo sai cosa ci serve? Ci serve soltanto un po' di oro per rompere. Ne ho tre. TNT. Tieni, dammelo. Tieni, buttato lì. Ok, tra non molto andiamo da loro con la TNT. Han visto che ho le palle esplosive, hanno paura a venire qua. Certo, hanno paura. Allora, TNT presa, blocchi presi. Arriva. Preparati che si va. Di sotto, bello. Pensiamo all'altro. Ah, è ancora qua che dorme, vabbè. Ciao. Pensi tu? Non so se ce la faccio. Ma sì, dai, vai giù. Vai. Giù. Bravo.
Oh, non vuole cadere! Oh, oh, non cade! Ma perché vita. Loro non cadono mai e io morto, sempre? Morto, l'ho fatto. Però ho perso la TNT. Cavolo, che andale. Maledizione. Vabbè, non ti preoccupare. Tanto hanno capito. Sta tornando il piccolino. Ci sono io, ci sono io. Adesso non ho più nulla, vengo a sacrificarmi. Vuoi sacrificare? Sì, vado da loro, guarda. Ma un baffone quello. Vai giù. Mamma mia, che nob. Guarda, mi avete stancato, Ora vi faccio vedere l'ira dell'imperatore. Bravo, bravo. Vai, spacca. Io mi equipaggio. Aspetta che gli spacco tutto. Rotto. Basta. Quando è troppo, bravo. Barare quello che volete. Io volevo fare un video divertente dove prendevo l'ossidiana e voi mi date fastidio? E allora ci penso io a voi. Eliminati tutti, bella faccia. Tutti. Prendi l'ossidiana, bravo. Oh, allora, prendiamo questo. Adesso mi prendo questo. Che cavolo, quando mi stancano, no? Prendiamola sta ossidiana. Allora, adesso questo si mette qua. C'ho tantissimo oro. Ti puoi fare anche tu la corazza. Sto tornando. Per ora, Sto tu tornando vuoi. Da te, bella faccia. E calmo, però. Calmo. No, basta, Quando mi fanno arrabbiare. Ok. Ok, Kendall è arrabbiato. Hai visto? Ero Rambo. Non mi sono fermato un secondo. Veramente, Rambo. Tieni, fatti l'armatura. Tieni. Oh. Tieni, piccolino. Vai. Mamma mia, piccolino. Sì, basta, perché sono arrabbiato. È arrabbiatissimo. Ti chiamerò piccolino. Piccolino. Adesso sai cosa faccio io? Sai cosa fa Rambo? E cosa fa Rambo? Rambo va al centro. Pigliami sto ossidiana, per favore. Ci penso io. Tutto allora, dentro la sesta. Mettiamo questo qua e queste robe qua dentro. Ok, abbiamo tantissima roba. Prenditi delle mele d'oro, prenditi tutto quello che... Sai cosa? Tutto. Fatti un regalo. Un regalo. Fatti un regalo. Un regalo. Sì, fatti un regalo. Dannazione. Guarda questo. Guarda questo qua. Questi sono i miei smeraldi. Mi hai stancato. Vai via. Okay, hanno fatto arrabbiare amico... Kendall. No. Torna indietro. Retromarcia. C'è il suo amico con la corazza in diamante. Via. Arrivano. Arriva. Ok, dobbiamo dimostrare di essere arrabbiati per la faccia. Ma che vuole questo? Guarda come è arrabbiato. Oh, ma va via, bello. Ma va di sotto. Vai, fallo cadere. Quasi era caduto. Io basta. Mi avete stancato tutto. Ok, no, Kendall. Ok, dà dei colpi piuttosto potenti questo tizio. Aio cosa? Aio. Oh, muori! L'ho quasi ucciso! No, gli è rimasto 5 di vita, Kendall. No. Cosa no. Fai? Sì? No? Sì. No. Non lo aspetta, so. Aspetta, morto. Devo ucciderlo. Grande. Morto. Ok, corazza in diamante è un po' troppo OP. Dobbiamo pensarci bene a questa cosa. Mamma mia. A questa nostra scelta. Oh, c'è qualcuno? Ma dove? Ah, mi è sembrato di vedere un nome. E fammi ripigliare delle cose. Allora, mi prendo una palla esplosiva. No, non posso. Quella è forte. Prendo eh? i blocchi. Quello è bello. Non avevamo messo della roba nella cesta? Sì. Ok. Sì, ce n'è un sacco. Mi prendo la spada in ferro e il resto lo rimetto qua dentro. Ok, sai cosa? C'è tanto ferro. Metti un Iron Golem. Un Iron Golem, sì. Ok. Se dobbiamo barare, bariamo al 100%. Iron Golem, Silverfish, sì. Diamanti, tutto dobbiamo avere. Ok, Iron Golem, allora bariamo per bene. Vado a prendere gli smeraldi. Lo metto qua. Ok, preso lo smeraldo, uno. C'è qualcuno qua che vuole... Che bello barare. Che bello. Beh, non è proprio barare, però diciamo che quasi nessuno nelle Bedwars protegge effettivamente con l'ossidiana. Di solito lo fanno i nabbi. In effetti. Però... È utile. È utile, se sì, vuoi molto. Vincere, è utile. Se vuoi vincere. E quindi barare o non barare non me ne frega nulla, io voglio vincere. Mi porti questo ossidiana allora? Se mi dai 2 secondi, guarda, aspetta un attimo. Uno, due. Ok, c'ho 4 smeraldi, potrei restare a prendere degli altri, ma intanto iniziamo a mettere il primo strato, ok? Ci sono, tranquillo. Ok, speriamo che l'Iron Golem non mi attacchi, non lo so, magari Vabbè, ma è nostro, magari. Magari impazzisce, che ne sai. Tieni, prendi questi, inizia a mettere i primi strati, mi raccomando, li devi mettere dentro il letto, ok? Devi scavare nel letto e mettere l'ossidiana. Ok, amico. Con l'ossidiana dalla nostra parte saremo tranquilli. Saremo, ma che? Niente, ci sono i tizi di nuovo che mi vogliono dar fastidio, maledizione. E coprimi, perché c'ho l'ossidiana. E invece no, stanno combattendo. Vai, tranquillo, tu metti tutto a casa, non ti devi preoccupare di niente. E sto mettendo devo tutto. Tornare indietro. No? Vediamo se posso prendere degli altri smeraldi. Tu copri, mio caro. Zitto, bella faccia. È una missione suicida questa. Missione suicida. Non uccidermi da un momento all'altro. E infatti uno sta venendo da me. Non morire. Torno in casa, non ti preoccupare. Allora, gli smeraldi li metto qua. Senti un attimo. Se vuoi andare a casa dei blu, quelli che abbiamo uccisi. Vado. Loro sono pieni di roba. Intanto vado. Sì, ricordatelo. C'hanno tantissimo oro, tantissimo ferro, tanto di tutto. Di tutto, andiamo. Uno smeraldo qua. Sì, l'ho buttato io, Genji. Oh, guarda, crescono gli smeraldi. Crescono gli smeraldi dagli alberi. Sto cercando di prenderne altri senza farmi uccidere. C'è tantissima gente che li vuole. È bello rubare dai blu.
Ma che bello rubare. No, sto scherzando. No. Sto scherzando, sto scherzando. Dai, 15 secondi, non sono mai stati così lunghi. Muovetevi, maledizione! Una marea di oro, cosa si può fare? Ci puoi fare di tutto. Ci puoi fare TNT. TNT, ascia, piccone per rompere i letti degli altri. Sta arrivando il verde, maledizione, dovrò combattere tra molto. Mi perché, parli, così... Perché questo ora mi viene a dar fastidio, ne sono sicuro. Adesso ti ammazzo, ti devo uccidere. Ok, ucciso. Ucciso. Bravo. Meno male che sono il king. Ok, riesco a prenderli secondo te? Non lo so, prova, io lo sto aspettando. Se prendo questi altri 4 abbiamo tutta la protezione in ossidiana. No, 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 no. Da fai? Ho tutto, ma c'ho un viola alle calcagne. E vengo a darti la mano? Se riesci, sì. Vai, 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 sto arrivando. Aspetta, aspetta, palle esplosive, se ci sono, vai, 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 3. Preparati, rompi il ponte. Rompi il ponte! Ah! Ha fatto un salto incredibile! Ah! Oh mio Dio. Okay. No. Ok, arriva, 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 okay, arriva. Ce l'hai un golem, ce l'hai un golem, non ti devi preoccupare. Mia, torna in vita, bella faccia, torna in quello, vita. È Rambo quello. L'Iron Golem, dai, Iron Golem, fagli qualcosa. L'Iron Golem. Ma l'Iron Golem è stato one shottato. Ma one shottato, ma che? Sono qui, dai, sono giù. Qui. È morto, è morto. Woohoo! Ok. Golem. Sei pronto? Ti do dell'altra ossidiana. Sì, però forse ne servirà di più. No, non è vero. Che stai dicendo? Come l'hai messa? Perché l'hai messa così? Dovevi metterla nel cuore. Ok, aspetta. Aspetta. Ne serve un po' di più. Dai. Basta entrare. Tu guarda attorno, guarda attorno. Cerco di metterla nei punti strategici del nostro letto. Guardati intorno. E c'è stato un piccolo errore. Sì, di... l'ho visto. Non ti preoccupare. Oh, che? Okay. Faccio la guardia, faccio la guardia. Buona parte del letto è coperta in ossidiana. Anche se hai sbagliato un pochettino a metterla. Non Dettagli. Stai tranquillo, è tutto ok. Guarda, non mi vede, guarda dove sono. Ok, allora, io mi prendo degli altri blocchi, mi riempio di mele d'oro perché ne ho bisogno, e di TNT, e tutto il resto lo metto qua dentro. Io intanto vado dai blu, posso andare? No, sono nascosto. Da dove? Vado a prendere delle cose dai blu, che mi servono palle esplosive. Io cerco di andare al centro. Dai, bella faccia, è la nostra partita, non possiamo farci battere. No, è nostra questo. Senti un attimo, già che se non stai facendo nulla... non sto facendo nulla. Dietro di noi, vabbè, se non stai facendo nulla, dietro di noi ci sono dei diamanti, se li vuoi prendere. Dietro di noi? Sì, non c'è andato nessuno. Ce ne saranno un botto per te. Ma è vero! Ma è vero, ci sono i diamanti. Prendili, prendili e inizia già a darmi tutto. Adesso me lo dici? Ho capito, ero più impegnato a prendere gli smeraldi, sono un po' più preziosi, sai com'è? Ne ho altri. Tra l'altro ci facciamo la corazza in diamante, bella faccia. Questa Bedwars sta andando per il meglio. Mamma mia, che baritudine. Oh no, 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 devo tornare subito a casa. Una mano? No, 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 dovrei farcela. Urdo comunque il golem prima, inutile. Sì, inutile, oh, poi l'ho ucciso con due colpi. Cioè, quanto danno ha sto tizio? Io c'ho 5 smeraldi. Oh, ne avevi messo uno nella cesta? Sei un grande. Sì. Sei un genio. Mamma mia, dillo, dillo, dillo. Corazza in diamante fatta. Adesso mi sento molto più protetto. Se mi dai anche gli incantesimi, quindi protezione, sharpness, eccetera, abbiamo vinto. A breve te li darò, resisti, però. Preparati. Devo combattere. Una mano. Morto. Bravo. Mangio subito una mela d'oro perché potrebbe esserci un suo amico. E mi vado a prendere degli altri smeraldi ancora. Ok, sì. Resisti. La killing streak non finirà. C'ho altra ossidiana da mettere. Trappole, se non è barare questo che abbiamo riempito 10.000 strati di ossidiana. Guarda un pochettino casa nostra, assicurati che non trappola. Ci sia nessuno. Ok, ho preso dell'altra ossidiana. Bravo. Mamma mia. No, cioè, è impossibile, sì. Non ce lo possono rompere il letto. Una marea di palle esplosive io. Guarda, guarda il letto, mi raccomando. Controlla che non ci sia nessuno. Non controlla, amico, stai tranquillo. Proteggo tutto, io tra non molto. Là vedo il fucsia. Stanno arrivando? Da noi? Arrivano da noi, sì. Ok. Ho messo l'ossidiana ovunque. Non possono più fare nulla. Va di sotto. Ho messo li ho tirati! No, uno sull'albero. Uno l'hai fatto volare sull'albero. Non sotto. Ti preoccupare. Abbiamo messo l'ossidiana ovunque. Prima che ci rompano tutto dovranno avere i picconi. Arriva. A blindness. Blindness. Tranquillo. Guarda che volo gli faccio fare. No, ma hai fatto fare un volo anche a me. Sì, vabbè, ma tranquillo. Anche a lui, anche a lui. Ho due diamanti. Lui probabilmente ha perso più di quello che hai perso tu. E adesso ci riprendiamo il controllo del centro, caro ottimo, Pollo. Ottimo, ottimo. Allora, tutto il letto è pieno d'ossidiana. E non solo, siccome hai sbagliato prima, ci sono anche due strati d'ossidiana. Fortuna. Due? C'è due insieme. Perché c'è il dentro è già tutto ossidiana. E anche fuori dall'ossidiana c'è un'altra ossidiana. Se adesso prendi dei diamanti e metti la fatica del minatore, loro non riusciranno mai a rompere il nostro letto. Ok, metto fatica. Fatica del minatore e poi sharpness, ok? Che fatica. Lo so,
Che fatica. Ma siamo rimasti in due. Sì, ma questi non si uccideranno mai, oh, dai. Ah no, aspetta, che cavolo dico? Ci sono anche i rosa. I rosa. Oh, è questo verde qua da me? Ciao. Ciao. Ah, un diamante basta, fatica del minatore. C'è un verde qua, o metto sai? Fatica del minatore 2. Beh, mettilo, già che ci sei. Fatica del minatore 2. C'è un problema. C'ho uno che mi vuole attaccare. Addio. Addio. No, è ancora vivo, sta arrivando da noi. Arriva da noi? Sì, preparati. Non ha molta vita, attaccalo. Sbadabem, sbadabam. Più su, più su. No. Vabbè, non ti preoccupare. Oh, mi ha tolto il ponte. Attento, è lassù. Ok, tanto non ha nulla, secondo me. Non ha né il piccone né niente. Oh la 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 la. Fallo cadere, fallo cadere. Tranquillo. Ma che vai. Tanto butterà la TNT adesso, cosa pensi che butti? Riesci a tenerla, bada? Tranquillo. Sono caduto. Ce l'ho io. Basta, sono stancato. Maledetto verde. Vai giù. È morto. Fatta. E mi ha dato pure un diamantino. Era mio. Ah, ok. Allora, tieni questo. Mettiteli da parte. Che ti fa la corazza in diamante tra un po'. Oh mio Dio. Esatto, fratello. Fratello. Prendo tutta la roba che ci può servire. Prendo delle mele d'oro. Mi riempio. Torna al centro. Ok, io vado a prendere altri diamanti, eh. Chiunque proverà a venire adesso al centro se la dovrà vedere con un Kendall, con l'armatura in diamante e le mele d'oro in mano. Ti metto a filatezza, cioè, metto. Sì, è ora. Guarda che lì c'è un verde, mi mangio subito la mela d'oro così lui non lo sa. Eccola. E si va a combattere. Oh, e adesso non scappi più, piccino. Arriva un verde da noi, Kendall. Ma come fa a fare questi salti? Arriva un verde. Sì, preparati. Se hai delle palle esplosive, è morto. Di sotto, sì. Grande! Mamma arrivo. Mia. Una zucca mi ha dato. Dovrebbe avere anche degli smeraldi, no? O li ha buttati? No, purtroppo no. Forse tieni. Li ha buttati. Prendi questo e fatti la corazza in diamante. Con i quattro che ti ho dato prima. Grande! Arriva un altro, preparati, eh. Ricordati che noi abbiamo l'ossidiana e loro non lo sanno. Sceso. Sì, è giù. Ed è anche fuori grande. Dalla mappa. Ciao. Ottimo. Stiamo giocando alla grande. Se non altro hanno capito che non devono venire a darci fastidio. Adesso per la faccia dobbiamo trovare un piano per attaccarli. Un bel piano forte. No, dobbiamo attaccarli. Okay? E adesso prendo degli altri smeraldi. E sai che cosa ci facciamo? Cosa ci facciamo? La spada in diamante. Oh mamma mia. Allora e poi con questo sceglieremo. Guarda un po'. Protezione 2. Grande. Non è ancora abbastanza perché la gente potrebbe già avere prot 4. Mamma mia. E adesso ce la facciamo. Ok. Spero adesso, se non altro, che i rosa e i verdi iniziano ad attaccarsi tra di loro. E anziché dar fastidio solo a noi. Che ne dici, eh? Basta, infatti. Comunque questa partita epica. Posso dirlo? Oh, siamo solo noi contro i pink. Si sono eliminati, quindi. Oh, era ora. Allora, ricordati che i rosa sono piuttosto forti. Hanno armatura in diamante. Ecco, sta arrivando uno da me. Devo tornare subito a casa. Forse invisibile. Preparati a mettere... Forse, non lo so. Metti le trappole, se metto puoi. La trappola, aspetta. Sto andando a metterla, eh. Allora, mi prendo subito la spada in diamante. Messa la trappola. Ok, ho la spada in diamante. Vuoi quella in ferro? Tieni. Aspetta, sì, dammi, è meglio. Oh. Te l'ho detto. Te l'avevo detto. No, mi ha buttato giù. Mi ha buttato giù con la TNT. Non ci posso credere. Ve la faccio. C'è l'ossidiana. C'è l'ossidiana. Devi stare tranquillo. Uno l'ho fatto. Vedi la tattica geniale dell'ossidiana? Cioè, mi ha buttato giù. Non ci voglio credere mai. Guarda. Va bene. Oh, ma non moriva mai. Ok, gli davo le spadate. Non moriva. È arrivato il momento di attaccare. Ve la faccio. Tanto la nostra protezione c'è. Noi siamo tranquilli. Io mi prendo della TNT. Metto un'altra trappola, dai. Fai pure. Allora, riproteggi tutto il letto. Con legna e lana. Io adesso vado da loro. E spero di riuscire a fare qualcosa. Dove sono? Sono in rosa. Copri bene. Aspetta. Allora, uno sta venendo da te, ma non mi ha visto. No, come viene da me? Sì, preparati ad attaccarlo. Dovrei essere veloce, ve la faccio. Io sto andando a casa loro. E non hanno idea che sono a casa loro. Tra quanto arriva? Ah, l'ho visto. Arrivo prima io. Dov'è? Ammazzo il suo amico. Dov'è? Ammazzo il suo amico. No, il suo amico non muore. E qua dov'è? È immortale? Mori. L'ho buttato sul canto. Grandissimo. Oh mio Dio, guarda. Hanno capito adesso che non possono sempre venire da noi. Guarda come è ridotto. Prendiamo degli Iron Golem. Comunque arrivano invisibili ogni volta. Lo so, mica sono stupidi. Allora. E guarda come sanno ridotto il letto.
Ma tanto tu basta che siamo pieni di legna e di lana. Riempi. Quel maledetto è fortissimo. Secondo me c'ha tipo protezione. Ma infatti non muore. C'ha una protezione altissima. Perché non a cazzo, sono andato a casa sua e aveva ancora 12 di vita. Non muore mai. Sì, sì, per me hanno tipo prot 4. Quindi devi prendere degli altri diamanti. Dobbiamo riempirci di diamanti e dobbiamo farci la spada in diamante. Che la mia spada non gli cava niente. Eccolo, è lui. È da noi? No, però ce n'è uno. Sono in due, sono in due, sono in due. No, guarda quanto male fa. No, sono fortissimi per la faccia. Fanno un botto di danno. Sono da noi? Tra un po' arrivano. Tu preparati. Ah, li vedo, cavolo. Mori, va di sotto, va di sotto. Bello, sì, di sotto uno. Ok, e l'altro? E l'altro non lo so. Attenzione, potrebbe essere invisibile. Mi ha dato tre diamanti, ottimo. Ok, vado a prenderne degli altri e copri. Sono morti entrambi. Prendi i diamanti e se vuoi nell'altra isola prendi l'oro. Ho 7 diamanti. Allora, per attaccarli questi avremo bisogno assolutamente della spada in diamante entrambi. E soprattutto infatti di molta, molta, molta più protezione. Allora, prot 2 è troppo poco. Mi manca un diamante, prot 3 faccio. Non li vedo. È qua. Oh, là, 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 là! È sceso. L'iron golem l'ha trapassato. Vai giù. Guarda, non muore. Guarda. Quanto knockback. C'è sì, un altro. Sì. Ah, un altro lassù. Sì, proteggiamo un po' il letto al volo. Tanto non l'hanno capito che abbiamo l'ossidiana? Eh? Sono stupidi? Un'altra TNT. 3, 2, 1. Si è buttato. Mori. No, sono 18. È morto. È più morto che vivo. Muori. Quanta vita c'hanno? Ce n'hanno un sacco. Ok, tranquillo, richiudiamo il nostro letto. L'unico modo che abbiamo per vincere adesso è equipaggiandoci meglio di noi. Quindi con più protezione, spade in diamante e così via. Ecco. Ok, cosa hai preso? Prote 2? 3. Loro si stanno prendendo tanti smeraldi però, Arrivano da invisibili, sicuro. Lo so. Preparati che tra non molto arrivano. Bravo, bravissimo con la trappola. Preparati a vedere la furia assassina. Kendall. Aspetta. Non c'è nessuno a casa loro. Hanno messo la trappola. Sanno che sono qui. Sanno che sei lì. Mangio la mela d'oro. Staranno arrivando, Sì. Rompi. Hanno messo pure loro l'ossidiana. Maledetto. Siamo fregati. Devo shiftare. Non mi devo far vedere. Se sanno che sono qui, mi ammazzano. La fai. Zitto. Questa tattica deve funzionare. Appena vanno via, mi prendo i loro materiali e gli rompo il letto d'ossidiana. Non sanno che sono qua, bella faccia. Dai. Sono letteralmente a casa loro. Ce n'è uno solo. L'altro è morto. Sono letteralmente sotto di me. Tu preparati. Ti dico esattamente quello che faranno. Sono ancora entrambi a casa. Appena vanno via, prendo subito un piccone migliore e glielo spacco. Ok, grande. Non lo sanno che sono qui. Se no vengo lì. Prova a tirargli delle palle esplosive a distanza. Ok. No, mi vede. Quello mi ha visto forse. Come t'ha visto? Ha fatto il giro. No, non mi ha visto. È andato via da un'altra parte. Aspetta. Uno sta andando via. Però sta tornando qua. Potrebbe vedermi. È stupido, non mi ha visto. No, hanno rimesso la trappola. Sanno che sono dentro casa loro. Stanno cercando qualcuno di invisibile. Devo venire? No, aspetta. Faccio da esca. Fai da esca, bravo. Mi stanno cercando. Stanno mettendo dell'altra endstone. Non hanno idea che io sia qui. Questa mossa è rischiosissima. Sto arrivando. Devo aspettare che vadano via. Tu intanto riempiti le tasche al centro. Prenditi tutti gli smeraldi. Ok, mi prendo gli smeraldi. Dimmi però se vanno via. Sono ancora qua. Sono entrambi qui. A me sta facendo male il dito a forza di tenere shift premuto. Ok, tiello. Sì. Io mi sto arraffando tutti gli smeraldi. Figlio di tutto, riempiti. Sono qua che stanno proteggendo il letto al meglio che possono. Hanno creato una piramide di endstone, ossidiana, vetro. C'è di tutto. Ne ho già 6. Ho 6 smeraldi. Oh. Ne ho 8. Torno a casa. Tra 10 secondi i letti spariscono. Se gli faccio un attacco a sorpresa li potrei buttare giù. Ma dopo sei da solo, eh? Che cavolo è successo? Eh? Sono stato No. Mi hanno kickato perché non mi muovevo. Sei stato kickato perché non ti muovevi. Stai scherzando? No, non è vero. Non sapevo di questa cosa. Mi prendi in giro. E adesso? Ah, sei qui dentro. Ma non è giusto! Sei qui dentro, tranquillo. No, non è giusto. Cioè, io avevo la tattica perfetta. Stiamo scherzando? Da quando in qua è così? Ma porca miseria. Era bellissimo, bella faccia. Riuscivo a vedere ogni loro movimento. Immagino che andare. Riempiti di mele d'oro. Adesso nessuno c'ha più i letti. Ora vince chi vince. Ricordati che loro hanno delle armi più potenti.
Dove sono? Li vedi? Non lo so, ma i letti sono andati via tutti. Cioè, oh, qualche secondo di più e li buttavo giù entrambi da dietro. Che sfortuna. È il gioco. È il gioco che non vuole farci vincere. Senti, io non li vedo. Vado a prendere degli altri diamanti, ok? È un po' rischiosa come cosa. Ma ci dividiamo così. Lo so, in caso vieni da me. Però ne abbiamo bisogno, ci serve quella protezione in più. Ok, ne ho 7. Mangiati già la mela d'oro, perché non sapremo mai quando attaccheranno. Ce l'ho già mangiata. Ok, tienitela bella buona lì. Vieni, prenditi un... Ecco, sono qua. La bevo adesso io. Mangiati la mela d'oro. Oh, sono dietro di me. Dai. No. Erano dietro invisibili. Lo vedo. Oh mamma. Sì, vabbè, che no, cavolo è? Sì, però non è giusto. Il gioco, cioè, non ci posso credere. Il gioco. Avremmo vinto noi se non mi chiccava dalla partita. Ho perso tutto. Ero lì, era una strategia e mi ha fatto uscire. Ragazzi, l'avete visto tutti. Li avremmo massacrati se il gioco non mi faceva uscire dalla partita perché ero fermo. Colpa del gioco. Ragazzi, spero che vi sia piaciuto questo video. E ciao.